sai, da quando sto con te, il tempo vola via e non lo so. Io, Sandro, prendo te, Marina, come mia sposa. Io, Marina, prendo te, Sandro, come mio sposo. Io ti posso dare ali per volare, occhi per guardare, quello che non puoi vedere. Marina e Sandro! Ali che sanno accarezzare e strana questa vita, dura la salita, ma si può provare, io e te. Eccolo qua, ciao Sandro, ciao Marina, ciao, felici, Leonora, felicissimi. Ciao. Sandro, dietro le telecamere, mi ha detto una cosa di te, tu non c'eri in quel momento, bellissima, che ogni moglie, che ogni donna vorrebbe sentirsi dire dal suo compagno o marito. Ha detto: mia moglie sta qua, sopra, sopra qualsiasi cosa. Non farmi piangere. Mi sono commossa io. Scusami, Vabbè, e non vuoi piangere tu? Mi no, ha detto io mi una sono cosa bellissima. Dice: dopo tutti questi anni è come se il vostro rapporto fosse migliorato di giorno in giorno. Sì, è vero. E questo è l'amore. È vero. E mi fai piangere. Ah, ho capito, va. Meno male. No, ma è vero, lo dicevamo anche prima, scusate, io sono un po' piagnone. Eccolo qui. Grazie, bravo. Prego, ci mancherebbe. Lo dicevamo anche prima, è strano, cioè è veramente strano, perché noi abbiamo un rapporto che va al di là del sentimento. Cioè è qualcosa che forse sogni di avere, pensi che possa essere impossibile, sicuramente ci sono 100.000 coppie come noi, non siamo di certo gli unici, però io non me l'aspettavo un amore così, una storia così. Così grande. Sì. Senti, vediamo, entriamo in questa cerimonia, bello che mi ha detto non mi fare piangere, zacchetta è partita, sì, subito. Esatto, sì. Senti, vediamo un po', emozione, affetto sincero, e noi c'eravamo insieme a voi, grazie. Eravamo là. È il giorno importante, il fatidico giorno del sì, fervono i preparativi per il matrimonio di Sandro Giacobbe e Marina Peroni. Stanno per arrivare. Sì, sì, gli ultimi preparativi. Gli ultimi fiori ci sono. Chi li ha scelti i fiori? Ma chi li ha scelti? Chi li sceglie? La sposa. Marina. Sempre. Queste sono state indicazioni di Marina. Abbiamo una sola paura oggi, il vestito della sposa. Il toto scommesse è Bordeaux, giusto? Bordeaux. Secondo voi? Bordeaux. Ma il fatto è già che abbia preso Sandro, secondo me è già un qualcosa di onore, per cui il vestito glielo perdoniamo a prescindere, ma sarà bellissimo. Lei è un'invitata? Non sono un'invitata, ma sono un'ammiratrice di Sandro e Marina. Una fan, quindi? Certamente. La canzone preferita? Gli occhi verdi di tua madre. Innamorare gli occhi verdi di tua madre, io te puedo dar alla spada volar. Oggi si sposa il mister della Nazionale Cantanti, per questo sono io, Moreno Donadoni, per il mister e Marina, congratulazioni. Yeah. Perché l'hai fatto? Credevo che tu fossi felice, invece sei stata con Sandro. Scambiate davvero l'amore e noi tutti insieme le diciamo adesso siete quindi marito e moglie. Beh, meraviglia. No, vabbè, lei è partita proprio. Fermate, Marina. Hai visto che ho avuto un secondo di imbarazzo per riprendermi quando ha detto ora siete marito e moglie. Ho detto, ma sono proprio io. Cioè, che proprio fatica. Vero, eh? È vero. Come mai hai deciso di
ma fare questo intanto... passo dopo tanti anni? Dopo quanti anni che state insieme? 13 anni quasi, sì. Che ci siamo conosciuti, a 12 anni che siamo insieme, ma io credo intanto esista una parola, Eleonora, che è rispetto. Rispetto per la persona che ti sta vicino da tanti anni, che vive con te i momenti belli, i momenti anche più delicati, più importanti che possono accadere, certo, nella tua vita. E quindi arriva il momento che dici questa persona qua, insomma... magari non è la madre dei miei figli, ma ma non vuol dire è importante, nulla, assolutamente. Ma oramai è come se lo fossi, per me sono grandi, certo, perché tu ne hai due. Io, giusto, ne ho due che sono grandi. E io ne ho grandi. E tu ne hai una, è di grande. Quanti anni? 23. 23 anni, per cui insomma avete già i figli, sì, grandi. Sì, sì, sì. Che una, però quando vi siete conosciuti ne aveva 10. 10, doveva farne 11, certo, sì. Allora, vediamo un po', perché ci sono stati tanti amici che vi vogliono bene, che vi hanno anche mandato un po' così di messaggi, di cose. Noi eravamo proprio in questa festa con il nostro Mario Acampa, che si è divertito moltissimo. Fantastico, voi siete, e vediamo che cosa è successo. Certo. Guarda. Finalmente sposi, da qualche minuto. Finalmente sposi, finalmente, anche se... Sì. Finalmente posso dire mio marito. Andiamo a vedere quest'anello, guardalo là. Ho conosciuto tutta la vostra splendida famiglia. Com'è stato? Vogliamo anche dirlo a casa. Com'è quando le famiglie si incontrano, no? I figli hanno bisogno di sapere se quella donna che tu hai trovato è una donna che ti può rendere felice. Allora, se tu sei felice, tuo figlio è felice per te. Che emozione è stato vedere papà che diceva sì. Sembra banale dirlo, ma in futuro spero veramente di rivivere le stesse emozioni che loro trasmettono, perché sono fantastici. Auguri allora, auguri, auguri. Auguri. Dalla mamma me l'aspettavo molto di più, lei è dalla lacrima un po' più facile, Sandro invece mi ha un pochino colpita, ecco, da lui non me l'aspettavo così facilmente. Senti, so che anche tu hai ricevuto una bella proposta. Sì, anche io però al momento aspettiamo un attimino. È un matrimonio dopo l'altro, diamo il tempo, no? A Eleonora di organizzarsi da studio. E gli do proprio la parola giusta, fratellone, che si commuove, veramente emozionante. E sono felicissimo per voi, e mi hai fatto piangere anche a me, e tu sai il perché mi hai fatto piangere oggi. Poi, parlando di musica, c'è una canzone che tra l'altro parla anche un po' della differenza degli anni, d'età, la vostra canzone. Ce la volete far sentire un pezzettino? Okay, io ti posso dare ali per volare, occhi per guardare quello che non vuoi vedere. Auguri, siete meravigliosi, meravigliosi auguri. Che meraviglia. Fra... Bella persona Mario, veramente. Sì, sì. Abbiamo visto tuo fratello, tua figlia, figli. E ne abbiamo altre di materiale, tantissimo, ma che abbiamo girato. Ma quanto mi volete far piangere, Eleonora? Guarda, guarda. Tre, due, io, uno. Sandro, prendo te, Marina, come mia sposa e prometto di esserti fedele sempre, nella gioia, nel dolore, in salute e in malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Io, Marina, prendo te, Sandro, come mio sposo, perché balla al foglio, e prometto di esserti fedele sempre e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Sei sicura? Sandro, ricevi questo amore in segno del mio amore e della mia fedeltà, questo anello. Oggi voi vi siete scambiati tutte queste promesse, vi siete scambiati davvero l'amore, e noi tutti insieme le diciamo, adesso siete quindi marito e moglie. Una coppia, la vostra, e questo io lo devo dire,
forse perché molti pregiudizi che c'erano anche sulla differenza di età tra di voi, alla quale molti non davano, diciamo, più di 8 anni, no? di vita di coppia. Certo. E invece agli invidiosi e ai cattivi, proprio, anzi, due volte ti amo per questa tua uscita, guarda, ti amo, Eleonora. È vero che è andata così, sì, Marina? Sì, è andata così, è andata così. Ma sai quanti? Dicevano? Ah, ma tanto? A parte che, ma scusa, ma non vedi, c'ha quasi 60 anni già dall'inizio, Quando ne avevo 60. Quando ne aveva 59, cos'è? Quindi vabbè, tanto sarà passeggera, tanto poi ti stufi, tanto poi ti molla, tanto poi ne arriva un'altra, tanto niente, tanto siamo qua e ci siamo sposati. Ecco. Quindi, per cui fallo tu il tiè? Tiè. Ecco. Dove ho fatto? Lì, tiè. Tiè. Le facciamo tutti insieme. Pensavo, Eleonora, come sembra facile dire io, Sandro, prendo te per mia sposa. E come in quel momento invece ti viene un groppo in gola, un'emozione così grande, che c'è proprio l'emozione forte di una cosa che capisci che in quel momento stai facendo una cosa straordinaria. E ti sei un po' pentito di non averlo fatto prima? No, io credo che sì, potevamo forse 2 o 3 anni fa, poi c'è stato il Covid, poi una cosa e l'altra, però allora, forse questo è stato il momento più bello. Voi non lo vedete giusto, perché gli occhiali fanno riflesso, ma ci sono dei bei lacrimoni. Negli occhi lucidi ci sono sempre. Dei bei lacrimoni, che ecco. Belli, diciamo che si è messo gli occhiali color verde, acqua, cos'è? Perché così fanno, non si vedono, però... Ma è furbo, eh? Furbacchione. È furbo. E i vostri figli, che vi hanno sempre appoggiato, vi hanno fatto un augurio speciale. Ecco. Per cui preparatevi ai lacrimoni. Guarda qua. Olè. Guarda, è stata una giornata bellissima, proprio una vera festa. Quindi siamo felicissimi, sia con mio fratello, proprio abbiamo vissuto questa giornata con... Proprio è un coronamento, un vero coronamento. È stata un'emozione immensa vedere la mamma felice, comunque sono tanti anni che li vedo insieme e vedere loro due oggi insieme coronare il loro sogno per me è stata un'emozione indescrivibile. È un papà assolutamente presentissimo nelle nostre vite, da fargli promozione come padre, perché lo consiglio, è un papà che consiglio assolutamente. Io gli auguro di passare tutta la vita insieme felici come in realtà hanno fatto fino ad oggi, quindi per me non c'è gran differenza da prima a dopo, sono sempre stati felici e spero che sempre lo siano da qui in avanti. Sono una coppia veramente stupenda e io come figlio anche in futuro spero veramente di rivivere le stesse emozioni che loro trasmettono, perché sono fantastici, bellissimi, proprio veri. Bene, sono proprio contenta. Voglio solo dire che c'è fantastico. Anche Alessandro, l'altro mio figlio, ma lui come lui vede una telecamera scappa, perché ha proprio... E fa bene, secondo me. Dici che bene. È meglio così. Senti, ti volevo intanto mandare almeno un paio di tuoi successi, perché comunque... Le signore a casa impazziscono per te. Beh, adesso lei, Marina, non deve essere gelosa. Sono abituata. Non deve essere gelosa. Che fanno? Si strappano i capelli quando lo vedono? No, gli strappano la roba di dosso. Addirittura. Esagerata, una volta forse. Questo lo mando perché è l'anno in cui sono nata. L'anno di questo successo è il 76. Gli occhi di tua madre. Sì. Grande pezzo. Guardate. Credevo che fossi tu. Poi mi sembrò naturale guardarla così come guardo te, perché sei uscita, perché ci può specchiare.
Anche lei del 76, anche lei del 76. Grande anno. Grande anno. Era scritto. Tu capisci, cioè l'anno che tu hai firmato questo successo, poi c'era 74, ma uno dei tuoi più grandi successi è nata lei. È nata. Sono nata apposta, amore mio. Quando io l'ho conosciuta, che dicevo, ma scusa, tu cosa ne sai di me? E conosce tutte le canzoni. Ma chi è che non le conosce? Ma bravo, Sara la nostalgia. Beh, questa è la tua, 1982. Questa è la tua. Na, 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 na. Sarà la nostalgia, sarà che l'estate vola via. Sarà ma sono qua, un uomo che vive per metà. Sarà la nostalgia, sarà che ti penso ancora mia. Sarà quel che sarà, ma tu che ne sai che sarà. Vabbè, poi ce ne sono tanti altri, signora mia, non so se ce la facciamo a mandarli, anche perché oggi ci farete una bellissima sorpresa. Sì, è una canzone che abbiamo scritto qualche tempo fa, io e Marina, parlava della nostra storia, non sapevamo come sarebbe andata. Andata a finire. E invece tutte quelle paure che sono anche descritte in questa canzone non ci sono più, cioè oggi le paure sono diventate certezze. Tu avevi paura di perderla? Io avevo paura, essendo molto più grande di lei, che sai, di non riuscire a essere vicino a lei in tante cose. Comunque è sempre una persona che ha tanti anni meno di me. E lei forse pensava alle sue paure, quelle di avere vicino una persona più grande, e che chiaramente l'età a questo punto della nostra vita è molto importante. Ma io avevo solo paura di non essere all'altezza, ma proprio per una questione di età, di esperienza di vita. Si è visto, perché sei 1,80, quindi voglio dire. Però veramente, cioè, la mia paura era quella, proprio io, insomma, potrò. Siete proprio una bella coppia, anche perché lo sapete, in questa trasmissione spesso, insomma, parlo di casi di cronaca, di amore malato, però c'è anche un'altra faccia della medaglia, invece, di grandi amori meravigliosi che durano anni, fatti di rispetto, che insomma dovrebbero essere la normalità. Rispetto è un bel reciproco, esempio, no? E siete reciproco, e siete veramente, veramente un bel esempio. Allora ci godiamo questa canzone che canterete insieme, Ali per volare, è una canzone che avete scritto qualche tempo fa, con così la sensazione, il pensiero, la paura che ci si poteva anche perdere, però con le ali che vi hanno permesso di volare e arrivare fino al giorno più bello, dove vi siete detti sì. Grazie. Grazie, Leonora. A voi. Prego. Da quando sto con te, il tempo vola via e non lo so fermare. Ma tu rimani come sei, anch'io ho paura, sai, ma voglio andare avanti. Io ti posso dare quello che non vuoi vedere.
strana questa vita, dura la salita, ma si può provare, io e te. Che belli! Bravi, un bellissimo pezzo. Eleonora, grazie, e allora, grazie, felicità, grazie. Veramente, in bocca al lupo per tutto, grazie a voi. Posso ringraziarvi perché avete fatto un servizio straordinario, siamo orgogliosi di voi, orgogliosi di essere qua con te a raccontare la nostra storia. Grazie, grazie, grazie. Veramente un bellissimo esempio, complimenti.